Oh mio Dio! Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta. No, quella cretina di Ombretta su Arte per te. Oggi video dedicato ai ragazzi e ai bambini. È arrivato anche su Arte per te il momento dello slime, o meglio conosciuto per la gente dei miei tempi come lo schifiltor. Insomma, vi ricordate quella pasta gelatinosa che non si attacca alle mani ma che fa veramente schifo a vedersi? Bene, questa schifezza possiamo farla in casa in maniera semplice e sicura. Qualche ragazzo mi ha chiesto sotto i commenti di Arte per te di fare lo slime e allora mi sono documentata, perché ragazzi non è che in accademia io ho imparato a fare lo slime, mi sono documentata e ho visto che lo slime si fa con le peggio schifezze del mondo, si fa o col detersivo per lavatrice, è esattamente un determinato tipo di detersivo per lavatrice mi pare, il Tid, Tad, non mi ricordo, o il Tide, ecco, oppure con lo shampoo, oppure con il borace, ancora peggio. Sono tutte cose che manipolandole possono diventare molto urticanti per chi le adopera, sia dal punto di vista epidermico, ma anche se avete manipolato la pasta e poi vi toccate gli occhi, apriti cielo. No, no, non va bene. E per un gioco una pericolosità così alta non mi piace per niente. Così, approfondendo la ricerca, ho trovato anche alcune ricette senza borace, alcune ricette senza shampoo, alcune ricette senza colla, perché insomma era dalla commistione magari della colla e dello shampoo, del borace e del detersivo che si dava vita a questa pasta gommosa. Bene, ho trovato una ricetta su un sito di cui adesso non ricordo il nome, ma ve lo metto nell'info box. Tra l'altro era una ragazzina deliziosa, avrà 10 anni questa bambina, e da quella ricetta ho tratto la mia. È una ricetta del tutto edibile, potreste anche mangiarla, secondo me è la ricetta del gelo, della gelatina americana, però insomma vedrete che è molto elastica, flessibile, non si attacca alle mani e naturalmente è totalmente edibile e sicura. Unica cosa, devono farla le mamme perché è una ricetta a caldo che richiede un tegame e una fiamma. E allora spostiamoci di là e andiamo a preparare lo slime. Ingredienti per il nostro slime fatto in casa, totalmente edibile, sono 30 g di fecola di patate, 220 g di acqua, 5 g di olio di semi e una spruzzata di colorante. Io lo farò verde come il famigerato slime che in Italia ha spopolato. Naturalmente questo procedimento deve essere svolto da adulti perché è un procedimento a caldo. È un procedimento per mamme che vogliono stare tranquille e quindi le mamme devono farlo. Ci servirà anche una frusta piatta come questa, è un tegamino e naturalmente una spatola. Spostiamoci di là e andiamola a preparare. In una pentola che voi vedete sporca perché qui già ci ho fatto 5 minuti fa la prova per vedere se questo slime veniva oppure no, versate tutta l'acqua. Quindi versiamo anche tutta la fecola di patate, tutta tutta. Accendiamo la fiamma, la mettiamo medio-bassa e cominciamo a rimestare il composto. Adesso non dovete fare altro che rimestare fino a quando il composto non si addenserà. Non passerà molto tempo, quindi tenetevi pronti alla magia. Eccolo che addensa, wow! E adesso che dovete imprimere tutta la vostra forza di brave maghette. Wow! Diventa una roba durissima, quindi forza, 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 finché ce la fate a rimestare, fate stringere dall'acqua. Wow! Facciamolo raffreddare un pochino e poi continuiamo a lavorarlo. A questo punto versiamo l'olio e versiamo qualche goccia di colorante e rimestiamo. Fa proprio schifo come quello originale, ragazzi. Però con la certezza che i nostri figli non si possono avvelenare con un detersivo. Io non capisco come si consiglino colle e detersivi per i giocattoli da bambino. Lasciamolo raffreddare, se no ci ustioniamo di quinto grado. Guardate, io lo metto qua nella sua coppetta a raffreddare. E ci rivediamo quando sarà bello freddo.
Ed eccolo qui il nostro slime, ha preso vita, guardate come vi fissa. Adesso vi faccio vedere la resa, sebbene il mio è ancora tiepido. Intanto infiliamo un dito, usciamolo ed esce totalmente pulito, non si attacca. L'unica cosa che rimane è un leggero residuo di olio, naturalmente, ma penso, ragazzi, che sia la cosa minore rispetto a quello che potrebbe succedere ai vostri figli maneggiando quello col borace o con il detersivo per i lavaggi, lavatrice, insomma. Quindi ci si può sporcare un pochino di olio, ma fa soltanto bene alle mani. Adesso vediamo come performa. Poi questo è caldo, quindi la sensazione è ancora peggiore. Ta ta ta, mua, 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 mua. Fa abbastanza schifo, ragazzi. È bellissimo, è divertentissimo e i vostri figli passeranno dei pomeriggi divertentissimi. Arriva! Eccolo! Bene, questo è uno slime che potreste anche mangiare volendo. Lo volete mangiare? Non credo proprio. Però se dovesse finire malauguratamente in bocca o sui vestiti o ovunque, guardate, un cuore di slime, non vi farà male. Quindi, se volete preparare uno slime carinissimo, con pochissimo, elasticissimo e magari più freddo del mio, questo anche ustionare, e magari più freddo del mio, quindi ancora più gommoso, non vi rimane che seguire questa ricetta. L'unica accortezza, se ci volete giocare a lungo, e per a lungo intendo un paio d'ore, è di ungervi ogni tanto le mani con un po' di olio, perché naturalmente maneggiandolo, quello che abbiamo messo in cottura, voi lo rimuovereste tutto, e l'olio è quello che permette questa cosa, guardate, che il prodotto si stacchi senza lasciare alcun residuo sulle vostre mani e anche sui piani dove andrà a cadere. Di conseguenza, ogni tanto questa accortezza. Divertitevi col vostro slime, vi lascio le foto e ci vediamo dopo. Fare il nostro slime, ora l'ho rimesso in vaschetta perché averlo tra le mani, insomma, mi sporca un po' di olio, ma sentite l'umore? È lui! Fa veramente schifo, Enzo non lo vuole vedere. Ho fatto anche lui lo scherzo dello starnuto, lo so, di pessimo gusto ma di grande effetto. E lui è convinto che sia una caccola gigante e appena lo vede scappa. Mi ha pregato di buttare la caccola, quindi la caccolona. Quindi, ragazzi, vedete voi che scherzi fare col nostro slime innocuo e divertentissimo. E divertitevi quest'estate anche con questi giochi creativi e schifosissimi. Mamme, nonne, fatevi trovare pronte a degli agguati super slime, accogliete i vostri nipotini a colpi di gelatina schifosa. Bene, se questo video vi è piaciuto, regalatemi un colantissimo pollice in su e soprattutto condividetelo sulle vostre pagine Facebook. Io vi aspetterò per tutta l'estate, grondante ma felice, qui su Arte per Te, e naturalmente vi aspetto in primis al prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, ciao, alla prossima!